Buongiorno, sono Ambrogio Manzi, direttore di Enoteca. Siamo qui come Emilia Romagna con una compagine di aziende dell'Emilia Romagna che si presentano per diversi anni ormai a questo appuntamento che è diventato un appuntamento fisso, la Wine Spirits di Hong Kong, e devo dire che le nostre aziende ci seguono sempre volentieri perché riusciamo ad aggregarne tante e soprattutto perché questo è un mercato che dà loro la possibilità di approcciare non tanto e non solo il mercato di Hong Kong ma soprattutto la Cina. Devo dire che già dai primi giorni, quindi ieri in primis ma anche oggi, i risultati sono più che soddisfacenti, stanno lavorando bene, stanno facendo dei buoni affari, quindi questo chiaramente ci permette di dar loro fiducia per il proseguo dell'attività che facciamo in Cina, che non riguarda solo l'International Wine Spirits, però questa comunque diventa una tappa, ormai un appuntamento importante. Io credo e spero che sempre di più i vini italiani in generale, e quindi anche i vini dell'Emilia Romagna, possono trovare maggiore riscontro anche grazie all'intervento che è stato fatto di valorizzazione di questa fiera da parte di Vinitaly, che gestisce questa fiera insieme ad altre compagini italiane, però soprattutto Vinitaly che oggi gestisce questa fiera, e devo dire che sta funzionando. Io credo che sempre di più loro lavoreranno con gli operatori di tutta la Cina perché possono partecipare e visitare quelle aziende italiane, e quindi di questo noi siamo molto contenti. Speriamo che si prosegua in questo mondo, anche perché noi italiani puntiamo molto sull'estero, perché come sapete il mercato interno, e per interno non intendo solo l'Italia ma tutta l'Europa, effettivamente soffre, quindi abbiamo bisogno di approcciare questi mercati che ci danno la possibilità di vendere maggiormente i nostri vini.